Dottor Aldo Pietro Maggioni, direttore Centro Studi, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri. Per quanto riguarda proprio il suo intervento nel gruppo di lavoro FADOI, qual è il focus? Il focus è quello di rivedere, cercando di modificare in senso positivo, quello che è stato il decreto per la ricerca no profit del 2004, che è stato un decreto a mio parere estremamente importante, soprattutto in quel contesto storico in cui la ricerca indipendente non era considerata. Ora però sono passati 14 anni da allora ed è necessario fare qualche revisione in modo da poter allargare l'orizzonte della ricerca indipendente sempre nell'ambito delle regole della ricerca internazionale. Come ci si può porre anche a livello europeo? Ma a livello europeo, come sapete, c'è una grande competizione, c'è un nuovo regolamento che doveva già essere applicato, non è ancora applicato, vedremo quando si applicherà. Quello che è molto importante secondo me è che si superi per la ricerca indipendente il concetto che la ricerca indipendente non può avere nessun tipo di finalità di tipo commerciale alla fine, nel senso che i promotori indipendenti è giusto che non possano avere dei ritorni commerciali dalla loro attività, però una ricerca che conta deve essere poi applicata nella pratica, per cui un ritorno commerciale ci può e ci deve essere se si vuole riportare dei risultati importanti ai pazienti e alla terapia clinica di tutti i giorni. Il gruppo di lavoro FADOI ha sempre un buon rapporto a livello ministeriale ed ha degli input fondamentali. Quali saranno proprio i vostri punti salienti di questo quinto congresso? Sono molti, come tutti gli anni ci sarà una lista di suggerimenti e di raccomandazioni. Devo dire che nel passato qualcuno di questi è stato preso in considerazione molto seriamente, per cui anche quest'anno spero che la lista delle raccomandazioni siano così sensate da essere prese in considerazione per fare degli ulteriori passi avanti.